e comincia da questo istante lo speciale Una leggera euforia. Richiamiamo Claudia Sterzi, la quale si trova sul Monte Amiata, giusto Claudia? Ecco, abbiamo Claudia Sterzi in collegamento. Ciao Claudia, Ciao, ciao introducici subito Roberto. il tuo ospite, io ti lascio la linea e la conduzione, fa un po' tutto te, ci ribecchiamo più tardi, se ci sarà qualche altra domanda dalla chat, ovviamente me ne Sì, mi farò raccomando, la però non ti tora. addormentare come stamattina, eh? Non mi sono Rimani a addormentato, disposizione. sai. Tranquilla, lì mi devo andare a fumare una sigaretta. Ok, Allora, a te la grazie. linea, allora. Ciao, Grazie. grazie. Allora, una leggera euforia questa settimana, siamo in collegamento, sì, dal Monte Amiata. Sono con Giancarlo Cecconi, che è il presidente e segretario dell'ASCIA, Associazione per la sensibilizzazione sulla canapa in Italia autoprodotta, e questa è la denominazione che è appunto l'associazione che ha riunito tante diverse forze su un obiettivo comune che è quello della regolamentazione, decriminalizzazione, depenalizzazione, in tante maniere, poi abbiamo discusso anche qual è esattamente l'obiettivo della pianta della canapa, della coltivazione domestica della pianta della canapa. Sono stati 3 giorni veramente belli e intensi. Abbiamo avuto all'inizio, a nostro conforto, le buone notizie della Commissione globale, del rapporto della Commissione globale da una parte, ma anche della ripresa, anche in un certo senso, delle discussioni intorno all'antiproibizionismo, anche in ambito PD e in ambito anche di altre forze politiche. Abbiamo avuto la bella iniziativa nella provincia autonoma di Bolzano del Peter Kohler, che comunque anche quello è stato di conforto e di aiuto, diciamo, anche alle nostre iniziative. E vogliamo in qualche maniera fare un punto sull'attività dell'ASCIA, sugli obiettivi che si propone, e vuoi descriverle Sì, e sì. parlarcene? In effetti è proprio come diceva Claudia, ci ritroviamo assolutamente in un momento di cambiamento. Quando abbiamo costituito questa associazione, non avremmo mai potuto immaginare che nel giro di pochi mesi ci saremmo trovati con un panorama completamente diverso. Non che sia cambiato a livello di ciò che significa l'atteggiamento persecutorio della legge o per quanto riguarda i rischi che tutti quanti noi dobbiamo correre tutti i giorni a causa di questa legge. Ma è cambiato perché improvvisamente c'è un'attenzione diversa, c'è un'attenzione particolare nei confronti di quella che è la pianta di canapa e per quello che poi sono i suoi consumatori e la criminalizzazione alla quale vengono sottoposti. Dico, quindi questa riunione che abbiamo avuto la fortuna di poter svolgere in concomitanza con una serie di buone notizie ci fa presupporre che forse siamo nati, abbiamo costituito questa associazione proprio nel momento propizio per dare un aiuto, slancio, una spinta a questa ondata di sensibilizzazione e di presa di coscienza che sembra manifestarsi dalla Global Commission in sede ONU fino a quello che è stato il pronunciarsi di Magistratura Democratica da noi al convegno che è stato indetto dal PD e così via. Insomma. Dico, quindi noi Certo. ci accorgiamo che c'è qualche cosa che si sta muovendo. E che cos'è che si sta muovendo? Il fatto che probabilmente siamo stanchi di dover subire le notizie di 5, 6, 7 arresti al giorno di persone che non hanno nessun motivo di essere perseguite e perseguitate. Quello che ci dà fastidio è dover continuare a finanziare tutto il mondo giudiziario che vive intorno e sulle nostre spalle, di continuare ad essere complici anche non volenti di un mercato mafioso e criminale al quale poi veniamo indirizzati perché consumare è lecito, ma coltivare non è più lecito. Quindi oggi troviamo i presupposti da un punto di vista culturale, questo è molto importante, per poter portare avanti la nostra battaglia con il supporto di quelle che sono delle indicazioni e delle trasformazioni, come quella che è avvenuta nei socialisti francesi, no? Che Certo. hanno preso subito una posizione in virtù di indicazioni. Però voglio dire, c'è un'attenzione particolare, forse ci stiamo muovendo bene. Esatto, qui io ho visto riunite tantissime componenti dei movimenti antiproibizionisti italiani. Abbiamo avuto degli apporti del sostegno dall'ENCOD, dimmi se ne dimentico qualcuna. Abbiamo visto l'ENCOD, abbiamo visto Empirium, abbiamo visto Overgrow, giusto? Sì, È arrivata anche è qua. il portavoce della Emilia Mariana Marce, da alcune Esatto. forze politiche. Ci sono i radicali e CSL, Certo. alla riunione di Bologna vidi anche un rappresentante dei Verdi, Dei se non Verdi, sbaglio, che penso che certo. comunque potrebbero essere con noi. Abbiamo i pazienti impazienti, abbiamo avuto la Luca Coscioni, questo sul Esatto. fronte della cannabis Una terapeutica. Ci rappresentanza sono dei anche grosso. ottimi contatti comunque interni, anche col mondo un po' di chi coltiva la canapa,
a livello industriale, io ricordo appunto, poi c'è con noi Mefisto, che oltre ad essere l'organizzatore storico della Emilio Mariola March, ha un'attività privata di coltivazione di canapa per uso industriale per i materiali edilizi, se non sbaglio. Sì, in questo momento è importante cercare di riunire tutte le componenti per far salire al Esatto, grado di indignazione esatto. generale, perché abbiamo E sempre di ribellione sostenuto, anche, oltre che di sì, indignazione. adesso stiamo studiando i modi per poter reagire a questo stato di persecuzione costante, permanente. E quello che Ascia ha sempre detto, indipendentemente dall'uso della canapa, che noi riteniamo lecito sia da un punto di vista terapeutico, sia da un punto di vista spirituale, sia da un punto di vista ludico, e quindi indipendentemente dall'uso che si fa della canapa, però in effetti siamo tutti quanti soggetti ad una persecuzione che non ha motivo di esistere. Dico quindi il fatto che tutte le componenti si stiano ritrovando intorno Esatto, all'obiettivo reale, che è quello di abrogare o chiedere una revisione immediata della Finigio Anardi, questo è l'obiettivo che tutti quanti ci e questo proponiamo. veramente è già un obiettivo grandemente riuscito, il fatto di essere riusciti dopo decenni, perché ti assicuro che segue i movimenti antiproibizionisti da decenni, non era mai successo che si riunissero così tante componenti, perché un po' la strategia che hanno avuto nei nostri confronti anche è stata quella del dividerci per governarci, no? E diciamo che in questo senso siamo riusciti a opporci, perché stiamo cominciando ad essere molto più coesi. Ci sono alcune componenti che ancora fra noi diciamo mancano, comunque non sono in stretta connessione con noi, perché io devo sottolineare che Forum Droga e Magistratura Democratica, purché io citi i loro dati perché hanno fatto un interessantissimo lavoro e molto importante sul tema, però non hanno sentito il bisogno di confrontarsi almeno al momento anche insieme a noi, dico noi come radicali, ma dico noi anche come ASCIO, come coalizione di movimenti per la legalizzazione. E sicuramente ci manca ancora la componente, diciamo, liberale del centrodestra, che è quella che potrebbe spingere anche specialmente per la legalizzazione della coltivazione domestica come obiettivo minimale. Per cui alcune componenti ancora mancano e si stava pensando infatti di riuscire a riunirle in un successivo appuntamento. Ma sicuramente, Claudia, noi non pensiamo di poter continuare a lavorare su questo tentativo di unire più componenti possibili. Però c'è sempre la particolarità nello sviluppo, no? In quello che poi è la normale dinamica di quelli che sono i processi di aggregazione, reazione e di conseguenza anche possibilità di cambiare le cose. Perché questa volta noi non nasciamo più in chiave ideologica o in No, certo, chiave questo è propositiva. importante. Qui a questo punto ci sta il tentativo di una grande rete che si sappia anche autodifendere da quella che è una persecuzione sistematica. Dico, quindi noi fino a 5 anni fa non potevamo presupporre che venisse fuori una legge di stampo medievale di caccia alle No, streghe o certo. la presunzione di reato. Dico, quindi è chiaro che noi per 5 anni siamo rimasti Anche se storditi. prima non era il paradiso, vogliamo anche Non dire, è, prima non prima, era il prima non era il paradiso. paradiso, però sicuramente non c'erano 7 arresti al giorno per No, marijuana. no, 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 Dico, questo è quindi noi, è vero, questo quello che è stato, certo. è questo il fenomeno che poi ha scatenato questo tipo di reazione che noi stiamo cercando in questo momento di Certo, coordinare e coltivare per una mobilitazione certo. generalizzata. Perché indipendentemente da nessuno aveva mai pagato. Quindi prima poteva esistere un presupposto ideologico o di appartenenza per cui tu facevi una Certo. certa battaglia in virtù di quello che tu consideravi un diritto in tutti i casi. Oggi invece la battaglia è diversa, oggi è una battaglia di autodifesa e nel più breve tempo possibile. Questa legge deve essere abolita perché 1.000 e più arresti l'anno ingiustificati non possono essere tollerabili e tollerati in una società come la nostra. Quindi. Certo, pensi anche te, io penso che sia necessario in qualche maniera comunque riuscire a governare questo tipo di forze, perché spesso leggo, mi preoccupo anche un po', perché spesso leggo, specialmente tra i giovani, in alcune categorie, nei forum, nei siti, nei nostri scambi mail, spesso leggo anche delle affermazioni molto violente che mi sinceramente impauriscono, a me che ho visto tutti gli anni 70, cioè questo dire vorrei spaccargli la faccia, vorrei uccidere o il poliziotto o i giovanardi di turno, cioè tutto questo serie di torture che vengono immaginate da fare ai responsabili delle politiche antidroga fino adesso, cioè io penso che la non violenza, e per quello anche io ho portato nel dibattito l'argomento della disobbedienza civile, perché penso che la non violenza sia proprio necessaria su questo aspetto per riuscire a convogliare in senso costruttivo una serie di energie che altrimenti rischiano di essere distruttive. Forse quello che vogliono è veramente lo scontro sociale, quindi non dobbiamo in nessuna maniera recepire e risuonare questo. Con l'età si assume una saggezza che per i giovani Certo. non è concepibile e contemplabile. Quindi è chiaro che io oggi, se fossi un vecchio guerriero indiano, direi ai giovani guerrieri: cerchiamo di trattare, cerchiamo di mediare. Ma io so perfettamente che il giovane guerriero ha bisogno invece di reagire al Appunto. sopruso.
Quindi tutto quello che noi possiamo fare, essendo dei vecchi guerrieri, è quello di cercare sempre un terreno sul quale la non violenza possa essere praticata e praticabile. Però mi rendo anche conto che in effetti qui. Sta montando un movimento di La ribellione proprio, tendenza a reagire, perché c'è una tendenza a criminalizzare. Ah, Cioè, oggi, certo, senza oggi il dubbio che si giovane, riferisce. io sono contento di avere l'età che ho, perché quando ero giovane io potevamo stare in cinque su una macchina senza che ci succedesse niente, potevamo bere una birra senza che nessuno ci dicesse niente. Ma io non ricordo questa criminalizzazione nei confronti della nostra generazione che non passasse semplicemente perché avevi i capelli lunghi, perché magari ti Certo. facevi uno spinello. Ma oggi essere giovane Insomma, è è una molto. criminalizzazione magari più legata a un'elite, non era diffusa come Oggi oggi, gli è però stata. sì, è iniziata Oggi già in c'è quegli una anni. reazione diversa. Quindi, se tu opprimi e non dai a questi giovani la possibilità di poter in qualche modo sperare, sognare, è chiaro che poi il conflitto violento si genera. Come è successo e come succederà per molto tempo se i nostri governanti non riescono a capire che poi le generazioni hanno bisogno anche di prospettive e di un minimo di Infatti, sì, è autoresponsabilizzazione, interessante, sono molto d'accordo di con te. Certo, educazione. è interessante anche sulla Commissione globale, su questo punto, che dice che in primo luogo bisogna agire sulle cause che determinano l'aumento di uso di droga tra i giovani. Assolutamente. Questo è un discorso che già Pasolini faceva ai tempi del dibattito con Pannella 75, le prime lotte sull'antiproibizionismo. La prima cosa è che bisogna capire come mai il giovane ha voglia di terminare la sua vita in quel modo o comunque non ha altre prospettive che in qualche maniera. Un giovane che si trova bene non spacca Esatto, sì, niente, proprio questo non era c'è non ha problema. bisogno di Quindi spaccare bisogna niente, creare né un ha terreno bisogno di fertile per i abusare giovani. invece che di usare, di Assolutamente. abusare o di crearsi delle Quindi il problema è a dipendenze monte, è invece che avere un sempre a uso. Certo, il monte. problema è molto sicuramente, ed è un problema globale in questo senso, oltretutto perché riguarda generazioni intere, ma in tanti paesi del E mondo, per nazioni. aspetti anche peggiori, perché poi ci sono paesi dove la gente cresce con ancora minori prospettive di quelle che comunque i ragazzi hanno qua, per cui poi se si va su altri fronti Sono veramente si processi. allarga il discorso. Certo, va Ok. bene. Vuoi aggiungere qualche riferimento? Aggiungiamo qualche riferimento per l'ascia, che il sito è sempre legalizziamolacanapa.org e Esatto. comunque oggi in questi giorni è stato deciso anche l'apertura di un Di un sito che dominio sarà ASCIA, un dominio proprio ASCIA. dedicato soltanto E all'associazione e ai siamo suoi arrivati alla progetti. denominazione oppure ancora abbiamo ASCIA.web? Dovrebbe Diciamo essere ASCIA.web, però questo qui poi vabbè, con le questo allora prossime con le newsletter. prossime. Invito tutti quanti ad iscriversi alla newsletter di legalizziamolacanapa.org .org, in modo esatto. che si può rimanere aggiornati su quelli che sono gli sviluppi dei nostri lavori e cerchiamo sempre collaborazioni. Quindi ti ringrazio molto per l'ospitalità. Grazie Grazie. a te. Senti se qualcun altro anche volesse dire su e fare 5 minuti, Ok. qualcuno degli ospiti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Ok, e questa era l'intervista che abbiamo fatto a Giancarlo Cecconi sui risultati dell'ASCIA. La prossima settimana, come puntata di Leggera Euforia, invece molto probabilmente penso di offrirvi un po' di collegamenti con il gruppo operativo che è risultato dall'assemblea che io ho tenuto sabato 11 giugno. C'è stata un'assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti nella quale mi sono presentata dimissionaria, ho presentato una mozione con la quale in qualche maniera prospettavo quello che secondo me era la conclusione dell'esperienza dell'ARA, e gli iscritti hanno presentato una mozione concorrente che ha vinto poi al voto, e quindi abbiamo formato un gruppo operativo al quale naturalmente ho aderito, anche perché comunque ho maniera di passare poi a questo gruppo operativo tutti quelli che sono i contatti e tutta quella che è insomma un po' la documentazione delle iniziative e delle attività fatte, e quindi penso la settimana prossima i collegamenti invece di farli con il gruppo operativo di ciò che resta dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, per sentire un po' in che direzione intendono, intendiamo lavorare insieme, oltre a questa collaborazione con l'ASCIA, che comunque io ho iniziato già ormai da mesi e sto portando avanti, devo dire anche con molte soddisfazioni di genere anche politico. Perché comunque è bello vedere finalmente un movimento su questi temi in Italia che si riunisce, ed è anche veramente interessante vedere come intorno appunto i dati e le cose che ci arrivano dalla politica internazionale, ma anche da quella nazionale, siano proprio congeniali a quello che l'ARA ha sempre portato avanti. E a questo proposito volevo darvi qualche informazione in più circa questa commissione globale, che è importante comunque secondo me
approfondire continuamente, perché è uno strumento veramente che ci sarà utile, questo penso proprio per l'antiproibizionismo radicale in particolare, ancora più, sì, anche per la legalizzazione della coltivazione domestica. Però è un documento veramente particolare. Io ci ho letto anche una certa analogia a quei documenti che ha portato a Forum Droghe a livello nazionale, e infatti poi oggi ho cercato di scrivere ed ho pubblicato alcune osservazioni. C'è un parallelo fra i dati forniti dall'ONU, che aprono la relazione della Commissione Globale per le politiche sulla droga, e quelli italiani provenienti dal Ministero dell'Interno ed esposti da Forum Droghe, Magistratura Democratica e Gruppo Abele durante il seminario del 10 e 11 giugno scorsi. La Commissione Globale ci informa con molta semplicità, con semplicità disarmante, che il consumo annuale di droga e la scala globale dei mercati di droga illegale, ampiamente controllati dal crimine organizzato, a 50 anni dalla Convenzione Unica sugli Stupefacenti delle Nazioni Unite e a 40 anni da quando il presidente Nixon lanciò la guerra alla droga del governo nordamericano, è nei fatti cresciuto in modo spettacolare. Il consumo annuale e la scala globale dei mercati è nei fatti cresciuto in modo spettacolare. Mentre non sono disponibili stime esatte del consumo globale nel periodo complessivo dei 50 anni, un'analisi dei soli ultimi 10 anni mostra un esteso mercato crescente e dimostra il fallimento di guerra alla droga. Questi dati, sui quali si basano queste affermazioni della Commissione globale, sono dati ONU, per cui sono dati che comunque avrebbero avuto tutto l'interesse a dimostrare il contrario. Ciò nonostante, è proprio dai loro dati che si vede come in realtà il consumo e il mercato, con le politiche proibizioniste, nel corso sicuramente degli ultimi 10 anni, non è possibile un'analisi su tutti e 50, il mercato e il consumo sono cresciuti continuamente, al contrario delle convinzioni di quei politici convinti che azioni repressive severe per il rispetto della legge contro coloro che sono coinvolti nella produzione di droghe, distribuzione e uso avrebbero portato a una costante diminuzione del mercato delle droghe controllate come eroina, cocaina, cannabis, o l'eventuale avvento di un mondo senza droghe. I dati sono questi: dal 1998 al 2008, secondo le stime ONU, il consumo annuale di oppiacei è passato da 12,9 milioni a 17,35 milioni, con un incremento del 34,5%. Per la cocaina l'incremento è del 27%, da 13,4 milioni a 17 milioni. Il consumo annuale di cannabis è cresciuto dell'8,5%, passando dai 147,4 milioni del 1998 ai 160 milioni del 2008. La fotografia dell'Italia fornita dal seminario di Forum Droghe ci propone un'analisi ugualmente significativa degli ultimi 5 anni, quanti ne sono passati dal decreto legge Fini-Giovanardi, che ha stravolto la precedente di Erbodino Vassalli, reintroducendo le equiparazioni fra droghe, cioè comprendendo la canapa nella stessa categoria di morfina o anfetamine. I dati ufficiali ci dicono come all'autorità giudiziaria siano state segnalate fra il 2005 e il 2010 178.578 persone per droga e in 61.292 casi la sostanza in questione era la cannabis. Quindi qui ci sono più di 60.000 persone che sono state segnalate all'autorità giudiziaria, oltretutto come tossicodipendenti, perché la politica del Dipartimento Politiche Antidroghe al momento il governo in Italia ha questa strategia ed è di comunque denominare tossicodipendenti anche consumatori o coltivatori di cannabis, per cui 60.000 persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria. In più, ogni anno in più a questo, circa 40.000 consumatori sono stati segnalati alle prefetture per uso personale, cioè l'amministrativo praticamente. E oltre il 70% di questi 40.000 consumatori erano consumatori di cannabinoidi. Quindi già qui si vede la quantità enorme di persone che per un consumo assolutamente, diciamo anche assolutamente diverso da quello che è il consumo di altre droghe più pericolose per la salute personale e per la salute pubblica, sia legali come potrebbe essere l'alcol, sia illegali come potrebbe essere la morfina. Cioè, sono una cifra enorme di persone che sono state coinvolte solamente per questo consumo, le famiglie sono state coinvolte, gli avvocati sono stati coinvolti, sono lavori poi perduti, famiglie rovinate, è un costo enorme in proprio vita e famiglia. Nel 2010 sono aumentati del 7,12% le segnalazioni in Italia, che
all'autorità giudiziaria per droga, raggiungendo il record di 39.053 persone segnalate. Più del 40% delle denunce, 16.030, riguardava la canapa nel 2010, 8.102 per hashish, 6.556 per marijuana, 1.372 per coltivazione. Alcune raccomandazioni della Commissione globale sembrano riguardare proprio l'Italia in questo confronto tra i dati internazionali e i dati locali italiani. E queste sono le raccomandazioni che ci sembrano che potrebbero veramente interessare le politiche antidroga italiane. Incoraggiare i governi a sperimentare modelli di regolamentazione giuridica della droga per minare il potere del crimine organizzato e salvaguardare la salute e la sicurezza dei loro cittadini. Questa raccomandazione vale soprattutto per la cannabis, ma incoraggiamo anche altri esperimenti di depenalizzazione e regolamentazione legale che possano raggiungere questi obiettivi e fornire modelli per altri. Arrestare e imprigionare decine di milioni di queste persone negli ultimi decenni ha riempito le prigioni e distrutto vite e famiglie senza ridurre la disponibilità di droghe illecite o il potere delle organizzazioni criminali. Sembra non ci sia limite al numero di persone disposte a impegnarsi in tali attività per migliorare la loro vita, provvedere alle loro famiglie o comunque sfuggire alla povertà. Le risorse per il controllo della droga possono essere meglio dirette altrove, perché anche in Italia questo enorme problema dell'arresto e dell'incarcerazione da una parte di piccoli consumatori e piccoli coltivatori, dall'altra anche di tutti quegli extracomunitari che sono gli ultimi anelli di una lunga catena di narcotraffico e che sempre si trovano, come dice giustamente la Commissione globale, sempre si trovano persone disposte a impegnarsi in tali attività. Tra i luoghi comuni che risaltano veramente in questi dati, sia italiani che internazionali, più palesemente erronei che Giovanardi semina dappertutto, c'è il luogo comune che la legalizzazione di un fenomeno ne fa crescere la dimensione, che è un luogo comune di quelli proprio che la Commissione segnala, che andrebbero veramente invalidati invece che propagandati, e il luogo comune appunto che la legalizzazione di un fenomeno faccia crescere le dimensioni del fenomeno. Così non è nella storia. A partire dalle guerre dell'oppio fino alla battaglia combattuta contro l'aborto clandestino, così non è nell'esperienza di tutti i giorni e così non è nei dati che l'ONU stessa e lo stesso Ministero italiano forniscono. Quello che le cifre, le stime, lo studio e l'evidenza e il ragionamento scientifico dimostrano con certezza è che, al contrario, nel governo delle strategie e delle politiche sulla droga, la proibizione, l'incarcerazione, il controllo e la punizione fisica aumentano il consumo, il mercato, l'abuso e la dipendenza. La conclusione della sintesi della Commissione globale per le politiche sulla droga è lapidaria e mi trova perfettamente concorde e dice: ora è il tempo di agire, che mi sembra veramente una conclusione giusta dopo 50 anni appunto dalla Convenzione Testo Unico Narcotici e dopo 40 anni dalla guerra lanciata dal Nixon, guerra alla droga. E adesso abbiamo un altro ospite che è Alberto Sciolari di Pazienti in Pazienti Cannabis. Stamane abbiamo già sentito anche Alessandra, sempre della stessa realtà associativa. Ok, ciao Alberto, Ciao, benvenuto. un saluto a tutti. Ok, allora siamo qui anche con te, abbiamo partecipato a questa riunione di 3 giorni con tante componenti dei movimenti per la legalizzazione della coltivazione domestica, non soltanto movimenti antiproibizionisti, ma tutta una vasta serie di realtà che si sono unite su un impegno comune. E che cos'è che vedi tu di positivo e di negativo e che cosa possiamo meglio sfruttare di questo incontro? Beh, sì, diciamo che c'è stato un'attenzione a vari aspetti della questione, quindi da quelli ci sono state proposte di azioni legali, di azioni sulle istituzioni, ora ultimamente stava venendo fuori il fatto, per esempio, che tutto dipende in origine dalle convenzioni internazionali e che hanno una scadenza nella riunione dell'ONU a Vienna questo marzo, Certo. dove c'è una campagna in corso che include quello che la Global Commission ha presentato all'ONU, e cioè la richiesta, cioè la presa d'atto che il proibizionismo è fallito e quindi la presa in considerazione di altre strade. Diciamo
decidendo se far sì che tutte le iniziative che si faranno riguardano la cannabis e l'antiproibizionismo in generale possano avere tipo il logo della campagna italiana che partecipa con la rete di associazioni. Ci sono già 180 associazioni in Europa, molte coordinate da ENCOD, e organizzeranno delle proteste a Vienna anche negli stati italiani. Insomma, questo è sembrato un ottimo anche modo di coalizzare una rete che poi può fare sia questo a livello internazionale, sia anche proposte a livello italiano. Proprio a te sentivo parlare, di referendum locali. Allora ti chiedo, perché non ho seguito bene, secondo te su quali argomenti possono essere posti dei referendum locali? Sulla cannabis terapeutica soltanto, o è possibile anche allargare il livello del referendum, della proposta dei referendum locali? Da quello che sono riuscito a capire, alcune città, perché sono referendum consultivi, come se ne svolgono a Barcellona, per esempio, nelle città del Vermont le hanno fatti, non è che fanno apposta un referendum. Ogni comune ha il suo statuto in cui sono ammessi, sì, referendum che possono essere alcuni anche... comuni, tra cui, certo, Milano, per esempio, che è molto importante. Sì, infatti Cappato ha portato 5 referendum sull'ambiente a Milano. Ecco, io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questi referendum consultivi, che non sono nazionali come quelli, cioè sono solo per i milanesi, diciamo. E certo, il quorum richiesto è il 30%. Quindi, nel caso di Milano, sì, perché ogni comune, ogni provincia, ogni comune, ogni regione, perché è possibile anche quello regionale, ha un regolamento a sé che stabilisce quali referendum e con quali procedure. Per cui a Milano è il 30%. Che poi il quorum non dovrebbe nemmeno esserci, però comunque, diciamo. Certo. Considerando che non è che si va apposta a votare per quel referendum, perché è consultivo, non decide niente come legge, quindi si aspettano le prossime elezioni di qualche tipo, ci si aggiunge quel referendum, per cui già il quorum di partenza c'è. E su quale argomento? Su qualunque, si può fare sulla cannabis terapeutica come su... tanto è consultivo, non ha effetti di legge. Eh no, però la regione o il comune magari hanno qualche diritto di legiferare rispetto alla sanità, per cui giusto la cannabis terapeutica o anche al limite l'argomento delle tossicodipendenze. Però invece su quello che sono le leggi sul consumo a livello nazionale non credo che un comune possa decretare per esempio l'apertura di coffee shop all'interno del suo territorio, perché va in netto contrasto con quelle che sono le politiche nazionali su un tema che non attiene alla regione né al comune, ma attiene a livello nazionale, in Italia almeno. Non so se mi, sì, sono spiegata. Certo. Ci sono anche dei canali, ma comunali sono molto stretti, quasi inesistenti, solo per motivi di emergenza, cioè poteri di sanità. Ma comunque, appunto, sono referendum consultivi. C'era chi proponeva di chiamarli sondaggi. Ah, comunque, sì, è una cosa ufficiale, istituzionale, che dice che la maggioranza dei milanesi ha votato che sarebbe favorevole. Per esempio, la domanda potrebbe essere: lei sarebbe favorevole che per la cannabis non si arresti più nessuno? Ovviamente nessuno può fare una legge del genere, è appunto consultivo per sapere dell'opinione pubblica quanti la pensano in un modo. Questi referendum hanno preceduto anche in California, negli Stati Uniti, i referendum quelli veri, poi importanti, con le raccolte di firme nazionali. Però sono dei segnali regione per regione. Ora che a Milano sembra si stia cambiando qualcosa, si pensa che il 30% di quorum si raggiunge, insomma. Sì, a Milano è stato particolarmente interessante, perché è stata messa in atto non tanto dal candidato del centro-sinistra, ma in risposta a un attacco preciso del candidato di centrodestra, è stata giocata la campagna molto anche sul tema droghe, perché c'è stata la famosa presa di posizione del centrodestra che ha detto: con Pizzapia abbiamo gli spinelli liberi dappertutto, zingari e zingaropoli, tutti si faranno gli spinelli, eccetera eccetera. E questo fatto poi non voluto in qualche maniera ha però dimostrato al centro-sinistra come l'argomento in realtà produca del consenso, tant'è vero che poi il candidato comunque ha vinto, non dico solo per quello, però comunque è riuscito anche a avere la meglio, e infatti si notano dei segni di ripresa appunto da parte del centro-sinistra nella conduzione di questa domanda. Ecco, a livello regionale, te che ti sei tantissimo occupato di leggi regionali specifiche sulla cannabis terapeutica, l'atteggiamento delle forze del centro-sinistra nelle regioni in generale è stato nei vostri confronti di apertura? Come vi siete trovati nella vostra interlocuzione con le forze politiche a livello regionale per le leggi sulla cannabis terapeutica?
Diciamo, è sempre una cosa strana la politica, per cui mentre a livello comunale un tipo referendum consultivo a Milano potrebbe favorire Pisapia perché gli darebbe quel consenso di base che gli permetterebbe eventualmente di pressare la regione o il ministero o altri, ma invece a livello regionale o anche ai candidati a Bologna, il sindaco di Bologna si era dichiarato antiproibizionista ed è un PD. Quindi uno pensa, beh, allora il PD sono antiproibizionisti. Invece a livello regionale succede che nel PD nessuno ha, cioè nonostante noi abbiamo fra l'associazione PIC, Luca Coscioni e Cannabis Terapeutica, abbiamo scritto insieme alla prima regione Lombardia e Lazio questa legge sull'uso terapeutico della cannabis nel senso dei farmaci legali, cioè non è sulla coltivazione o cose impossibili. Con la legge vigente. È una cosa che già con la legge di oggi vuol dire che qualunque malato, il suo medico gli può prescrivere i vari Bedrocan o infiorescenze galeniche in farmacia o una serie di cose e la regione gliele dà. E la regione toscana è per esempio la prima dove questa legge viene in votazione, forse ce ne sarà una prima dell'estate. Il PD ne ha presentata una che dice che la cannabis la vogliono dare a spese della Regione Toscana nel caso dei malati in fine vita, cura palliativa del dolore per la fine della vita dei malati. E, considerando che in Toscana sarebbe già gratis questa cura e ottenere questi farmaci, perché c'è una delibera del 2002, per cui i farmaci importati sono a carico della Regione Toscana nei casi di malattia certificata. Abbastanza grave, e quindi non è un passo avanti, ma il fatto che gli altri pazienti di tutte le altre patologie non avrebbero difficoltà rispetto alla situazione attuale. E quindi c'è la seconda proposta di legge, che è quella che abbiamo contribuito a scrivere noi come associazioni, e che invece prevede l'accesso per tutti i malati di cui hanno bisogno, di cui il medico, sempre c'è di mezzo la prescrizione del medico, il raccordo col sistema sanitario e tutto quanto. E, questa legge verrà alla discussione e al voto prima dell'estate e appunto con l'occasione volevo dire in anteprima che da lunedì comincerà la divulgazione di questo evento, ci sarà un convegno a Firenze il 23 giugno prossimo. Giovedì? Giovedì questo, Sì, sì, io ci che vengo anch'io volentieri. è il pomeriggio alla regione, alla sala dei Gigli, dove È in centro parteciperò. la regione in via Cavour? Non ho capito bene perché c'hanno varie sale, sono state cambiate. Adesso è ancora una ultima bozza, però mi sembra che Va bene, comunque poi magari metteremo meglio l'indicazione comunque la sui siti, su locandina Facebook, è arrivata locandina anche. e tutto quanto. E Un insomma, lì convegno. parteciperanno medici anche importanti, fra cui alcuni dall'Olanda, quelli che già dal 2003 curano con il Bedrocan e quindi sanno nei vari anni com'è questa terapia, possono dare consigli, rispondere a domande, c'è una traduzione simultanea dall'olandese, anche un altro del Bureau del Medicinal Cannabis, probabilmente, un rappresentante. E per parlare degli aspetti magari del programma politico, eccetera, ma anche medici con videoconferenza, per esempio, ci sarà Lester Greenspun. Il tutto per informare i consiglieri regionali, i membri della commissione, perché quando andranno a votare la legge sappiano che non c'è bisogno di votare una legge per cui la cannabis è per i malati terminali. Anzi, come dice Greenspun, la cannabis è molto utile proprio perché ha prospettive di vita di decenni. Perché è una cura molto sicura a lungo termine, è un controsenso fare una legge del genere. Anche i medici stessi che si occupano delle cure palliative in Toscana, come altrove, d'altra parte, sono consapevoli che non c'è nessun bisogno di una legge che dice la cannabis è per i malati terminali. È come un'offesa professionale, perché la cannabis già è disponibile, quella medicinale. I medici lo sanno, che se vogliono la prescrivono. E non c'è bisogno, nessun bisogno di una legge che gli dica che devono prescrivere la cannabis, la vedono come un'imposizione, mentre già fanno fatica a utilizzare gli oppiacei, che sono quelli invece per la terapia del dolore palliativa vera, adesso se ne esce la legge con la cannabis. Quindi non accontenta nessuno, ecco, volevamo dare l'informazione a questi tutti gli attori di questa legge e anche chiedere la, 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 la
la solidarietà, la presenza, insomma, cercare di, perché sarà una scadenza importante, dipende da quale legge approverà la Toscana, sarà la prima regione in Italia ad avere una legge sulla cannabis terapeutica. Sì, io infatti proprio per questo scopo ti ho detto che ho cercato di organizzare una riunione che ci sarà poi la sera del 23. Riuniamo un po' non solo di radicali fiorentini, ma anche di antiproibizionisti fiorentini o comunque anche di appartenenti a persone che hanno interesse a volersi curare con la canapa, che siano interessati al tema, e facciamo anche un incontro serale per un attimo appunto vedere di rafforzare il movimento, così se ci fosse bisogno di una manifestazione abbiamo comunque un gruppo già in qualche modo avviato. Certo, Perché potrebbero sicuramente è esserci importante. anche ospiti olandesi, ancora dobbiamo chiederglielo, ma dovrebbero rimanere anche la sera. Sì, ora guarda, mi stanno sollevando, io vedo in chat, si è sollevato un problema importante. Quando io ho parlato di tossicodipendenza c'è stato un po' di discussione se il tossicodipendente è un delinquente o è un malato. Io sinceramente anche su questo devo dire è importante, molto importante. Tossicodipendenza è una condizione di malattia, ci mancherebbe altro, perché sarebbe come dire che colui che ha un tumore al polmone perché ha fumato sigarette tutta la vita è un delinquente e come tale va trattato, cioè è una follia pura. Il tossicodipendente è vittima a tutti gli effetti di una malattia. Poi possiamo dire che noi non vogliamo prenderci carico come salute pubblica di quelle che sono le conseguenze dei vizi umani, questo si può discutere, ci sarebbe tantissimo da discutere e da argomentare, però al momento io non vedo perché, non vedo un motivo logico per cui io devo aiutare con i miei soldi e con l'assistenza pubblica la persona appunto che si è creata un danno col tabacco. Allora a questo punto non vedo perché non dovrei rifare il naso al cocainomane e comunque in ogni caso verso il tossicodipendente, principalmente l'eroina, perché poi la tossicodipendenza direi che tante sostanze da tossicodipendenza, però la sostanza principe delle tossicodipendenze problematiche poi alla fine è l'eroina, e quella rimane, morfina, eroina e derivati, comunque oppiacei. Il tossicodipendente è una condizione di malattia e come tale va affrontata in ambiente medico, in ambiente sanitario e non in ambiente penitenziario e non in ambiente giudiziario. Tra l'altro non è soltanto che uno lo dice perché lo pensa e se l'è immaginato da anni. Ci sono state alcune sperimentazioni che sono citate anche dalla Commissione globale che arriva alle stesse conclusioni. E sono stati fatti esperimenti in Portogallo, per esempio, dove colui che fa uso di sostanze anche pesanti, il consumatore, e in particolar modo il tossicodipendente, viene immediatamente a contatto con una commissione che però non è in divisa, non ha niente assolutamente di coercitivo né di forza dell'ordine, ma è una commissione che è composta di psicologi, medici, sociologi e persone che si applicano comunque alla cura della condizione della persona, stabilire intanto se è un dipendente, se è un non dipendente, se è un consumatore, e con questo semplice, diciamo, accorgimento, pienamente in linea tra l'altro con le convenzioni ONU, tant'è vero che il Portogallo l'ha fatto e nessuno ha avuto niente da ridire, ha ottenuto un calo drastico sia delle morti per overdose, 10 anni ormai che ha sperimentato questa legge, sia della criminalità correlata, sia anche di AIDS e trasmissione tramite siringhe di infezioni. Altrettanto la Svizzera, con la somministrazione controllata dell'eroina, altra sperimentazione che dura forse ancora da più tempo, ha ottenuto degli ottimi risultati, anche lì principalmente sulle morti, che poi alla fine è il fenomeno più grosso da contenere per chiunque abbia a cuore la salute pubblica e quello delle morti. In Italia siamo fermi ai 500 morti l'anno soltanto di eroina, soltanto di cosiddetta eroina, poi in realtà sono morti da overdose, per cui sono morti da cattivo taglio, per cui sono morti per proibizionismo, non sono morti in realtà da eroina. Per cui è importante anche tutto questo argomento, è veramente importante come si ritorni a considerare la tossicodipendenza una malattia curabile, anche quella come ogni altra malattia, fra le altre terapie, anche con la cannabis, perché esistono esperimenti, signori esperimenti di disintossicazioni da sostanze più pesanti attraverso l'uso della cannabis. Certo, Tu sei informato su questo aspetto? sì, questo è sicuramente vero, cioè che ci sono proprio da casi pratici, ma non solo italiani, ma anche italiani, di persone che sono uscite con il metadone, dagli oppiacei, e poi hanno smesso più rapidamente, non hanno avuto ricadute, i medici erano sorpresi, non li vedevano più al CERT, pensavano magari hanno ricominciato. Per quello, invece, poi quando sono ritornati hanno visto che in effetti avevano smesso, sono stati sorpresi. Ma come hai fatto? Ho usato la cannabis.
e quindi erano anche disposti a prescrivergliela, salvo che poi, quando l'hanno chiesto al capo del CERT, è saltato sulla sedia. Ma comunque, anche voglio dire una cosa riguardo prima alle tossicodipendenze, che però temo di non ricordare adesso a pieno momento. Intanto allora risponde alla sollecitazione di Americano che mi dice: Claudia, ma chi ti ha detto che il tossicodipendente va in carcere? Ci va se commette dei reati, non se è tossicodipendente. Ora, se il tossicodipendente semplicemente si limita a agire in base alla sua tossicodipendenza, che è la sua malattia, per cui comunque magari compra, che ne so, compra, viene fermato e gli vengono sequestrati 3 grammi di eroina, perché lui in realtà con quei 3 grammi stava facendo affari per riuscire a farsi la sua dose alla fine, e a questo era finalizzata l'azione. Lui in galera ci va dritto dritto e difilato, e lì poi, se gli va bene e se aderisce a una serie di, dal mio punto di vista, anche ricatti, può riuscire dal carcere a passare alle comunità terapeutiche, che a volte possono essere molto meglio, a volte possono essere molto peggio. Io ricordo che nelle comunità terapeutiche non possono neanche entrare i deputati in vista ispettiva, sono quelle strutture nelle quali non entra nessuno, al pari di case famiglia, al pari di altri tipi di strutture che adesso non. Le residenze protette, ecco, un altro posto dove non entrano i controlli, cioè sono quelle istituzioni dove le persone sono recluse, però non è possibile nemmeno, almeno in carcere è possibile andare in vista ispettiva, nelle comunità terapeutiche non è possibile entrare, per cui anche lì c'è tutto un grandissimo discorso da aprire, E e mi non ci ho è ricordato quella certo, me cosa. l'immaginavo che ti tornava in mente. Sì. Cioè, che in realtà le tossicodipendenze ovviamente hanno dei sintomi, hanno un decorso clinico, cioè sono delle malattie, sono dei sintomi clinici, non è che uno si inventa tutto. Esiste la tossicodipendenza perché una persona sta male, succede con i barbiturici, con l'alcol, col tabacco e specialmente con l'eroina, con la cocaina con modalità diverse. Con la cannabis molto meno, solo in alcuni casi predisposti, come c'è, lì si entra nel discorso della dipendenza non da sostanza tossica, ma per esempio da gioco d'azzardo o da internet o da Facebook Certo. o da caffè o da shopping o da tante cose, compresa da cannabis. Una persona è predisposta, invece le altre sostanze danno veramente dipendenza con sintomi fisici, quindi in quel caso si tratta di tossicodipendenza. Ora, il tossicodipendente in Italia è difficilissimo smettere, cioè lo Stato non gli dà il minimo aiuto, salvo prevedere un percorso per cui lui non conta più niente, viene espropriato Se completamente della perde sua l'edibitto dal momento che è libertà, sì, non è più tossicodipendente, cittadino, ti ha una sbattono vita a da rischio, un come dicevo certo un altro, può darsi all'altro, che tu muoia da un momento all'altro, una vita a ti devi rischio, però. prendere il metadone. Ma se tu invece vai di tua iniziativa all'ospedale dicendo io sono un tossicodipendente e vorrei smettere il ricovero, sono previsti mesi di attesa, di colloquio, cioè, non, dopodiché a quel punto ti ricoverano sempre che magari sono cambiate tante cose in 6 mesi, 8 mesi. E se veramente si volesse combattere la tossicodipendenza, si dovrebbe dare peso quando la persona decide che è il momento, che vuole smettere, è quello il momento da aiutarlo, non tenendolo fermo, cioè tenendolo al Aspettare 6 mesi. metadone, sì. No, che uno vada in ospedale e abbia una corsia preferenziale, quando decide di smettere, che smette, hanno una procedura interna, gli scalano velocemente il metadone, poi gli fanno un antagonista sotto controllo e si esce in condizioni discrete. Insomma, se uno veramente aveva la volontà di smettere, ha la possibilità, quando esce, di proseguire con questa volontà, insomma. Evidentemente, se uno continua a prendere il metadone ogni mattina e a frequentare le stesse situazioni, è molto difficile che la situazione gli peggiora normalmente invece di migliorare. Quindi sembra molto. Poi, oltretutto, adesso si parla di tossicodipendenza per la cannabis anche. Quindi, se uno viene fermato con la cannabis, si deve dichiarare tossicodipendente e andare in un programma di recupero, Esatto. perché altrimenti, se non vai in un programma di recupero, vai in carcere. Quindi dicono: ah, che strano, i CERT hanno molte più richieste di tossicodipendenti da Per forza. cannabis. È chiaro, se uno è obbligato perché è inviato dal giudice, vorrei vedere chi non ci va. Ecco, Esatto, peraltro questa cosa della dipendenza da canapa è smentita da uno dei siti più oscurantisti, cioè dal sito di San Patrignano. Addirittura io sono andato a vedere le schede tecniche sul sito di San Patrignano, e lì c'è chiaramente scritto che non sono dimostrati casi di dipendenza da cannabis, se non alcuni casi in alcuni studi sulla dipendenza psicologica, appunto come richiamavi te, che può essere una dipendenza che
da qualunque tipo di comportamento e che se uno è predisposto alla dipendenza non gli ci vuole niente a diventare dipendente da cioccolata, dal videogioco o da qualunque altro tipo di comportamento. Per cui questa della dipendenza da canapa è veramente un altro di quei luoghi comuni erronei, falsi che specialmente negli ultimi 5 anni ci stanno veramente ammorbando da parte del Dipartimento Politica Antidroga, che peraltro dichiara a gran voce, almeno apparentemente formalmente, di essere però completamente disponibile a garantire il libero accesso ai farmaci cannabinoidi per i malati. Cioè, apparentemente anche nelle risposte che ha dato ultimamente Sefilloni e Giovanardi hanno sempre detto che loro però sono pienamente disponibili e non, anche se vi invitano, dice invitiamo i malati a non farsi sfruttare dai movimenti antiproibizionisti, no? Certo, sì, perché sono due cose che si legano molto strette, cioè il discorso sul fatto che la cannabis deve dare dipendenza e per esempio è uscito in inglese molto interessante tutto il retroscena per la legge sulla trasparenza del motivo per cui il National Cancer Institute, un ente federale americano, aveva scritto molto coraggiosamente che la cannabis non ha solo l'effetto palliativo sulle chemioterapie per il tumore, sul dolore, ma un effetto direttamente antitumorale, antiproliferazione tumorale, e cominciava a dare delle certezze che andavano in contrasto con il fatto che la cannabis è in tabella 1, cioè non ha uso terapeutico, e è un farmaco di cui si può fare abuso e dà dipendenza. Ora, quindi, subito il Food and Drug Administration ha insistito, hanno avuto una battaglia, hanno dovuto togliere alcune frasi da quelle, quindi questo ha fatto scandalo di quanto la politica, non solo in Italia, nonostante Obama, anche in America, invece continua a interferire con l'attività scientifica dei centri. Ma quello che anche è importante è che quindi c'è questo attacco che non è soltanto in Italia, cioè il fatto che la cannabis deve dare dipendenza è stato un ultimatum che la DEA aveva lanciato al National Cancer Institute, dovevano inserire nella loro pagina web che la cannabis dava dipendenza. Loro gli hanno risposto, va bene, dateci la documentazione, noi siamo un ente scientifico, valuteremo e la metteremo se riterremo così. Hanno ricevuto la documentazione che era quasi tutta ideologica e comunque di scarsissimo valore scientifico. Praticamente, e quindi gli hanno risposto: noi non ce lo mettiamo, se volete mandateci tutti a casa, e non ce l'hanno messa, hanno mantenuto la schiena dritta, cosa che non so se in Italia avrebbero il coraggio di fare, e infatti sulla cannabis non c'è niente sulla dipendenza, addirittura anche in Italia, appunto diceva Claudia, lì non l'ho visto, ma se sul sito se sta Sì. Ma cambiando qualcosa, perché se San Patrignano scrive così. molto ovviamente c'è sempre stato San Patrignano comunque secondo me rispetto a Giovanardi, cioè secondo me infatti nell'ultima campagna elettorale la Moratti ha distrutto quel poco di buono che ci poteva essere nella logica di Muccioli, perché veramente è andata oltre con Giovanardi, sono andati veramente oltre, sono andati proprio sulla falsificazione dei dati, mentre c'era una certa Certo. correttezza di base comunque in San Patrignano. Secondo me quelle schede sono le stesse fin dall'inizio, cioè loro riconoscono, infatti Non lo non è so. nata la comunità di San Patrignano per i dipendenti da cannabis, Ah, né mai certamente si è no. sognata di dirlo, ma è per i dipendenti dall'eroina negli anni Ora c'è, 80 infatti che avevano superato un è numero un che non erano più discorso gestibili. sensato, perché come reagiscono le comunità a vedersi inviare centinaia, migliaia di dipendenti da cannabis dai SERT che preferiscono Magari dal che. punto di vista economico bene, perché sono soldi che circolano Sì, ma comunque, che terapie capito? gli danno? Che percorso terapeutico? Cioè, è una cosa che li mette Psicologico. in crisi. Io, ogni volta che ci sono riunioni Psicofarmaci e che sono psicologico. presenti questi delle comunità, sempre gli chiediamo questo. E loro dicono sempre: non ce l'abbiamo un protocollo per la cannabis, cioè non è previsto, non esiste Perché proprio. non esiste una, Non, cioè, la sì, cura per una malattia che non esiste, come fai a trovare una cura per esattamente. una malattia che non esiste? Non c'è disossofazione perché non c'è assofazione, quindi. Appunto. È tutta una. E appunto, diciamo, questa cosa, questo aspetto che deve mantenersi la proibizione della cannabis a livello internazionale e la dimostrazione che dà dipendenza, provoca il tumore, la schizofrenia, eccetera, è funzionale al fatto che c'è l'eccezione medica per cui degli estratti sintetici o farmaceutici o naturali estratti chimicamente, come lo spray, che adesso staranno per commercializzare fra pochi mesi anche in Italia. Sono l'eccezione per malati terminali o che hanno la sclerosi multipla grave o che stanno in stato avanzato del tumore,
che perché nonostante tutto, dopo che la morfina non ha fatto effetto, e quindi uno alla fine proprio non va bene, ti diamo la cannabis come spray o come pasticca, perché tanto ormai sei morto, quindi lo avvisiamo pure i palliativi degli hospice. Beh, tanto puoi anche diventare drogato, tanto per pochi giorni, no? Lo sarai per Ma poco. sì. E quindi purtroppo la situazione è questa, e in altri paesi si metterebbero a ridere, invece da noi purtroppo la situazione è questa veramente. Come Certo. dire, la situazione è grave, ma non è seria. Sì, l'ho già sentita. Grazie Alberto, grazie tante. Ciao, un saluto a tutti. Sì, ok, e questo era il collegamento con Alberto Scioravi, pazienti, cannabis. Ciao Va Claudia, bene, ciao Alberto, riapparlo. se c'è qualche domanda dalla chat, perché io la leggo poco bene, come sai, C'è ciao. un dibattito molto, molto animato, Sì, un po' ho risposto. sì, un po' hai risposto, diciamo, devo essere sincero, preso da incombenze tecniche non ho letto la chat, quindi mi confesso la mia impreparazione, però veramente è stato molto interessante quello che abbiamo seguito fino ad ora. E mi piacerebbe che fossi te a trarre le conclusioni di questa leggera euforia di oggi. Sì, la geografia di oggi è servita un attimo per fare un panorama sull'attualità sia internazionali che a livello italiano, e la Global Commission in particolare, e i dati di Forum Droghe, e questa riunione che si è svolta qua sul Monte Amiata dell'Ascia, che ha visto una serie di componenti antiproibizioniste italiane finalmente riunite. La domenica prossima ho annunciato che invece vorrei realizzare una serie di collegamenti col gruppo operativo che si è formato dopo l'assemblea dell'AVA dell'11 giugno, e sentire un po' anche quali sono le prospettive queste per l'antiproibizionismo radicale, mentre oggi abbiamo fatto il collegamento con l'Ascia, che come obiettivo si è posta specificamente la legalizzazione della coltivazione domestica di canapa. E quindi io a questo punto vi saluto a tutti, credo di essere, no, 17:57. Fammi te una domanda, Roberto, gli ultimi 3 minuti. Dai. Ultimi 3 minuti. Beh, si è discusso anche di referendum, no? Sentivo che parlavate della Sì. possibilità di attivare referendum locali, eccetera. Consultivi. Ricordiamo il referendum, l'ultimo referendum, se non sbaglio, in tema di droghe, vi fu nel 93, se ricordo Sì. bene. Giusto? Quello quando Certo. fu depenalizzato il consumo Sì. di determinate Esatto. sostanze. Tu ritieni che vi sia la praticabilità dell'abrogazione di almeno certe parti della Fini Giovanardi, che è l'attuale legge in vigore, e quali parti? Guarda, io ho guardato un attimo il testo. Il problema è che la Fini Giovanardi, che era un decreto legge, non era affatto una legge, Sì. inserito dentro un pacchetto sicurezza per le Olimpiadi, e va bene, e non ha soltanto aggiunto, perché uno potrebbe, se avesse solamente aggiunto, uno potrebbe levare tutto quello che è della Fini Giovanardi. Non è che si ritorna una meraviglia, perché si ritorna all'Erborino Vassalli, però perlomeno si introduce la differenza tra leggeri e pesanti e si diminuiscono le pene. Non è possibile, perché questo decreto è un taglia e cuci micidiale di una complicatezza che sembra fatta apposta, perché hanno levato alcune parti, sostituito delle altre, per cui non c'è verso con lo strumento del referendum abrogativo, secondo me, che poi non sono per niente esperta, non c'è verso di arrivare a un possibile testo che non sia poi respinto, perché lascerebbe un vuoto legislativo, perché te potresti proporre di abrogare tutto quanto insieme, tutto quello che c'è, ma lì già ti bloccano all'inizio e ti dicono no, perché questo lascia un vuoto legislativo, e in effetti se tu abroghi tutta la legge sugli stupefacenti, dal giorno dopo che il referendum vince, improvvisamente si libera totalmente tutto, e questo non sarebbe augurabile neanche per me. Ed era un'obiezione quindi che potrei capire, per cui è molto molto difficile con lo strumento del referendum abrogativo riuscire a incidere sulle politiche sulle droghe in questo momento almeno. E poi ci vorrebbe comunque, per fare un referendum, una coalizione di forze politiche, perché chiaramente c'è bisogno di autenticatori, e tutto quello in formazione, e tutto quello che più volte abbiamo richiamato. Il referendum locale di tipo consultivo, perché alcuni comuni hanno nei loro regolamenti dei referendum consultivi, anche alcune regioni, e quello è possibile farli, e servono da segnale, si diceva questo praticamente, che è Sì. possibile comunque farli, però sono
più un segnale di opinione pubblica che non un'effettivazione che possa ottenere degli effetti concreti. Sì, leggevo la chat, vedo che stanno parlando in questo momento di altri argomenti. Bene, Claudia, io ti ringrazio tantissimo, sono le 18, ti ringrazio tantissimo per questa nuova puntata di Una Leggera Euforia. Ricordo a chi ha avuto modo di seguire, tra l'altro l'audience sta avendo dei picchi, ha avuto risalito clamorosamente durante la prima ora di trasmissione, quindi ti facciamo i complimenti. Ricordiamo che, come già lo speciale di questa mattina è già disponibile sul nostro sito su www.tvradicale.it, anche questa puntata di Una Leggera Euforia sarà disponibile sul nostro sito e su YouTube. Salutiamo Claudio Sterzi. Io concludo con la fase finale della sintesi della Commissione Globale. Ora è il tempo dell'azione. È il tempo dell'azione veramente, Claudia. Salutiamo Claudia Sterzi, no. Ritorniamo nello studio di Lecce e ci prepariamo per il prossimo collegamento che è...